La pagina della cronaca. Al Blanca Cruz di Caminia di Staletti, il prossimo 6 luglio andrà in scena Fuori Mano, il nuovo spettacolo di Peppe Lanzetta. Soverato concluso il 12° torneo nazionale di basket. Buonasera da S1 News. Un 41enne, Vincenzo Perna di Crotone, morto in un incidente avvenuto sulla statale 106. Perna stava rientrando a Crotone dalla località Margherita, dove aveva arbitrato una partita di calcio in un torneo amatoriale. Si trovava in sella al suo scooter insieme al figlio di 10 anni, quando per cause in corso di accertamento è stato tamponato da un Alfa Romeo Giulietta condotta da un 22enne. L'auto ha trascinato per una decina di metri lo scooter rimasto incastrato nella parte anteriore della vettura. I corpi di Perna e del figlio, che avevano il casco, sono stati sbalzati sulla strada. Perna è deceduto sul colpo, mentre il bambino, gravemente ferito, è stato portato nell'ospedale di Catanzaro. I medici sono riservati la prognosi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i medici del 118 e i carabinieri della compagnia di Crotone per i rilievi. L'autista dell'auto, risultato negativo al test per alcol e droghe, è stato denunciato per omicidio stradale e lesioni. La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha chiesto la condanna dell'ex sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, del dipendente della SACAL Francesco Buffone e dell'imprenditore catanzarese Giuseppe Gatto. Tutti e tre sono giudicati con rito abbreviato e sono imputati per il ruolo che rivestivano nel 2017 nella SACAL, la società di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme e adesso di tutti gli scali calabresi. Il processo è scaturito da un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Frontiera su presunte irregolarità nella gestione delle assunzioni nelle società con un'applicazione irregolare del progetto Garanzia Giovani finanziato con fondi pubblici. Il PM in particolare ha chiesto la condanna degli imputati a 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Oggi sono intervenuti anche i legali delle parti civili, SAC al Comune di Lamezia Terme e Regione. Il processo è stato quindi aggiornato all'8 luglio per le arringhe dei difensori. Deteneva senza permesso armi e munizioni, aveva creato un sofisticato bypass sulla rete elettrica per alimentare abusivamente l'abitazione e un capannone di proprietà in un terreno agricolo aveva pure impiantato una discarica abusiva. Un agricoltore di 58 anni, Domenico Nasso, con precedenti di polizia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di furto, riciclaggio, possesso illegale di armi e smaltimento illecito di rifiuti. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato un fucile, una pistola e 45 proiettili, rilevando inoltre che l'impianto elettrico dell'abitazione di un capannone erano stati alimentati abusivamente. All'interno del capannone poi sono stati trovati centinaia di componenti di autovetture pronti per la vendita. Infine è stata individuata nel terreno una discarica abusiva di circa 4.000 metri quadri priva di autorizzazione, nella quale erano stati riversati rifiuti tra inerti, plastica e componentistica auto usata. E al Blanca Cruz di Caminia di Staletti il prossimo 6 luglio andrà in scena Fuori Mano, il nuovo spettacolo di Peppe Lanzetta. L'evento è stato presentato nei giorni scorsi. Vediamo il servizio. Allora, il 6 luglio abbiamo pensato di organizzare questo spettacolo che è nato dalle telefonate mie con Daniele Sansone, diciamo, quest'inverno. Il titolo è Fuori Mano ed è, diciamo, la periferia, il tema principale, ed è un reading concerto, cioè si parlerà della periferia con Sandro Ruotolo, quindi come giornalista, e con Peppe Lanzetta come attore di teatro, e con Eletti Sfatti, Gennaro Mano, Daniele Sansone e Peppe Fonte, dove appunto sarà un insieme su un unico argomento e si intreccerà la prosa, la poesia, la musica e il giornalismo. Sì, diciamo la location è quella del Blanca, che ha già visto gli omaggi del jazz l'anno scorso a Pino Daniele, con l'invito di Claudio Poggi e Daniele Sansone. Lo spazio, vorrei ringraziare Attilio Armone per il MUMAC, lo spazio, questo museo delle ancore antiche del mare, che è veramente molto bello, dove inviterò anche gli artisti il giorno prima a visitarlo. Ci tengo a dire una cosa importante, che nell'unica data di questo Fuori Mano Sandro Ruotolo sarà presente solo in questa data qui a Catanzaro, quindi
è un evento per me, è un motivo d'orgoglio, diciamo. Lo sforzo che abbiamo fatto è rendere, diciamo, appunto con ingresso gratuito questo spettacolo, grazie al lavoro che ha fatto anche Luigi Conforto e l'associazione Chimera, e ringraziare chiaramente tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto per questo evento, diciamo, di qualità, e quindi, insomma, un ringraziamento particolare va a tutti loro. È fissata per sabato prossimo, 6 luglio, la partenza in Calabria dei saldi estivi. Nella notizia Confcommercio Calabria, secondo la quale ogni famiglia della regione spenderà in media poco meno di 220 euro rispetto ai 224 previsti a livello nazionale. Per quanto riguarda la tipologia dei prodotti acquistati, secondo Confcommercio, le famiglie calabresi acquisteranno in saldo prevalentemente capi d'abbigliamento, scarpe e accessori. E a Soverato si è concluso con successo il dodicesimo torneo nazionale di basket organizzato dall'associazione Andiamo. Vediamo il servizio. Mi ricordo quando io ero come voi, prima ho chiesto a uno di voi, a te, quanti anni hai? No, ho detto 10, quasi 11. Io a 11 anni ho iniziato a giocare a pallacanestro. E mi sono costruito attraverso la pallacanestro, vivendo delle emozioni positive, bellissime quotidianamente, condividendole con i nostri amici. Prima il sindaco parlava in maniera splendida di valori che insegna lo sport. Sono valori che voi vi porterete per tutta la vita. Valori di solidarietà, valori di umanità, valori del condividere le cose, di perdere con dignità e di vincere con gioia e esultando insieme. Sono valori strepitosi questi, quindi costruito sulle labbra, con grande determinazione, con grande passione, col cuore proseguite questo vostro cammino, il cammino che ha permesso oggi a questo quartiere, al mio fratello amico Ciccio, di continuare a fare queste bellissime iniziative che hanno questa partnership sempre brillante da parte del comune e dobbiamo sempre ringraziare il sindaco per essere vicino a queste manifestazioni importanti. Il dodicesimo torneo nazionale di basket lo vince la Smurf Catanzaro, si ripete dopo la vittoria dello scorso anno e siamo con il coach della squadra. Sì, sono Barbara Gemelli, siamo veramente molto felici di aver partecipato anche per quest'anno alla dodicesima edizione di questo torneo. Siamo vincitori anche nello scorso anno e siamo ben contenti di confermare il risultato, che comunque premia la passione e la costanza dei ragazzi. Quindi siamo felicissimi di dare l'opportunità e di avere questa grande opportunità di giocare in una piazza dove ci sono tante persone, tanti passanti che possono fermarsi e appassionarsi a questo sport. Avete vinto contro il Pellaro, una bella squadra, ma avete vinto anche però con un largo punteggio. Sì, abbiamo inaspettatamente in realtà, perché i ragazzi nonostante si siano allenati questo mese di giugno, nelle prime due gare sono arrivati un po' scarichi. Devo dire che oggi invece hanno raccolto grande concentrazione, grande voglia di fare bene e di dimostrare quello che nell'anno abbiamo fatto. Quindi molto soddisfatta, veramente. Mi dica solo due paroline della vostra società. È una società che lavora sul territorio di Catanzaro Lido, quindi nella zona sud della città, e che lavora con non fatica, ha la fortuna di avere una struttura, ma con fatica perché di fatto gli spazi sono sempre troppo pochi. Però riusciamo ad allenarci almeno 3 volte a settimana. È una società che quest'anno ha giocato con 16 giovani nel roster di Serie B. E ha comunque fatto bene perché anche se non è riuscita a salvarsi, comunque ha avuto un premio come l'unica società in Italia ad aver avuto un roster completo di giovani. Cettina Luppino, coach del Pellaro, perso la finale contro la squadra SNAF di Catanzaro. Comunque una bella partita, una bella squadra la sua, diciamo che ha lottato fino alla fine. Sì, una bella squadra, hanno veramente degli elementi validi, l'hanno meritata. Complimenti a loro e complimenti anche ai miei ragazzi che hanno lottato fino alla fine. Grazie e complimenti al torneo che è stato veramente organizzato bello. Grazie a Ciccio Gualtieri che ci ha invitato e noi siamo felici di essere venuti qua. Grazie mille. Maurizio Edone, coach del Campo Calabro, questo torneo, al dodicesimo torneo nazionale di basket con i suoi ragazzi, contento di aver partecipato. I ragazzi almeno sono stati contentissimi. Assolutamente sì, questo è il terzo anno consecutivo che veniamo a Soverato. Siamo molto felici per l'organizzazione che il professore Gualtieri ci garantisce.
Il torneo viene diciamo giocato dai nostri ragazzi. L'anno scorso siamo arrivati 3/3 su circa, non ricordo se eravamo 6 o 7 squadre. Quest'anno è andata pure bene perché è sempre un'esperienza nuova incontrare squadre differenti, pure che non incontriamo durante l'anno, come ad esempio Catanzaro oppure Castrovillari, mentre i ragazzi di Pellaro già li conoscevamo. L'importante è partecipare e socializzare. L'importante è partecipare, fare molta esperienza e cercare di vincere il più possibile. Francesco Gallavotti, coach del Castrovillari, presente al 12° torneo nazionale di basket qui a Soverato. Beh, è stata un'esperienza straordinaria, umana oltre che tecnicamente molto valida. Abbiamo incontrato delle squadre che noi normalmente non incontriamo, della provincia di Reggio e di Catanzaro, che sono sensibilmente più forti. E per noi è stata una grande esperienza, ci siamo veramente divertiti, ma abbiamo anche imparato molto. Diciamo che ecco, partecipare a questi tornei si socializza, si conosce, come diceva lei, società nuove, ed è importante ecco, proprio avere questi collegamenti. Sì, sì, è veramente un'esperienza umana. Io peraltro poi con Ciccio Gualtieri abbiamo fatto negli anni 80, eravamo contro delle sfide veramente pazzesche, quindi ritrovarsi di nuovo qui, gli ho regalato una foto che insomma lui si è anche emozionato e mi ha fatto molto piacere, perché è una foto a cui tengo molto, dove noi due proprio stiamo combattendo metaforicamente contro, avevamo tutti più capelli, meno chili ed eravamo ancora con il futuro davanti a noi, ecco. È stata veramente emozionante ritrovarsi e scambiare non solo opinioni, cioè, di basket fino a un certo punto, poi esperienze di vita. Ecco. Finisce questo 12° torneo nazionale di basket, siamo con l'organizzatore Ciccio Gualtieri, instancabile organizzatore, possiamo dirlo. Sì, stanco ma contento di vedere tutti questi ragazzi e questi splendidi genitori. Devo dire una cosa, ogni tanto io sono anche nelle scuole, parliamo, ci incavoliamo con i bambini, con i genitori. Ti devo dire una cosa, oggi sono stati stupendi sia i genitori che i bambini. Infatti ho fatto un plauso a tutti, siamo stati veramente bravi. Gli istruttori bravissimi, non sono degli istruttori che vengono a Soverato a fare, vengono a Soverato a darmi una grossa mano. Maurizio Viglianisi, Francesco Pullano, l'amico Cavallotti di Castrovillari. Tutti e poi anche la categoria Aquilotti che abbiamo fatto ieri, una novità, 8 squadre, una bella cornice di pubblico, veramente bello, sono felicissimo, ringrazio l'amministrazione presente sia ieri in comune che oggi qua con gli assessori, Amoruso e Castanò, il sindaco Ernesto ieri parole d'elogio, bellissima il commento e la... Io dico che è uno spot per la scuola e per i ragazzi di Lillo Mosco, un amico, conoscevamo tutto. E questo è il miracolo dello sport, uno sport sano che parte dai bambini sperando di crescere delle leve future. Chi per diventare, speriamo, un grosso atleta, chi per diventare una persona buona che sia di utilizzo e di impiego per la società. Non dimentichiamo questo campetto è un campetto storico, ha visto giocare, questo campetto ha calcato questo campetto un certo Vincenzino Esposito l'anno che andò ai Toronto Raptors, il primo italiano che ha varcato l'oceano per andare nell'NBA. Come arbitro questo campetto ha visto da Munizia, che poi ha smesso ma arbitro di Serie A, a Carmelo Loguzzo, anche quest'anno finalista tra Reyer e Sassari. Quindi diciamo che questo è un campo magico. L'atmosfera che ci regala Soverato, il mare, i ragazzi sono stati contenti, ringrazio tutti gli sponsor, non li voglio elencare, ma tutti gli sponsor e il signor Scavelli che ha ospitato presso l'Hotel Nettuno, purtroppo pochi in hotel quest'anno, solo abbiamo utilizzato solo una struttura per problemi logistici, ma per la gentilezza e la disponibilità detto a nome di chi ha pernottato. Ringrazio tutti e speriamo il prossimo anno di fare la 13ª, che sia di augurio di grandi, con grosse squadre sia numeriche che di livello nazionale. Si sono
proprio prestati tutti gli istruttori a venire il prossimo anno e darmi una mano ad organizzare. Sono felicissimo, da oggi gli ho detto ai ragazzi andiamo in vacanza, andiamo al mare. Penso che questo sia un ricordo bellissimo che rimarrà impresso nella loro mente per tutta la vita. Questo è davvero tutto, l'appuntamento è come sempre con le prossime edizioni del TG. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98.5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno. Pagina della cronaca. Al Blanca Cruz di Caminia di Staletti il prossimo 6 luglio andrà in scena Fuori Mano, il nuovo spettacolo di Peppe Lanzetta. Soverato concluso il 12° torneo nazionale di basket. Buonasera da S1 News. Un 41enne Vincenzo Perna di Crotone è morto in un incidente avvenuto sulla statale 106. Perna stava rientrando a Crotone dalla località Margherita dove aveva arbitrato una partita di calcio in un torneo amatoriale. Si trovava in sella al suo scooter insieme al figlio di 10 anni quando per cause in corso di accertamento è stato tamponato da un Alfa Romeo Giulietta condotta da un 22enne. L'auto ha trascinato per una decina di metri lo scooter rimasto incastrato nella parte anteriore della vettura. I corpi di Perna e del figlio che avevano il casco sono stati sbalzati sulla strada. Perna è deceduto sul colpo, mentre il bambino gravemente ferito è stato portato nell'ospedale di Catanzaro. I medici sono riservati la prognosi anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i medici del 118 e i carabinieri della compagnia di Crotone per i rilievi. L'autista dell'auto, risultato negativo al test per alcol e droghe, è stato denunciato per omicidio stradale e lesioni. La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha chiesto la condanna dell'ex sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, del dipendente della SACAL Francesco Buffone e dell'imprenditore catanzarese Giuseppe Gatto. Tutti e tre sono giudicati con rito abbreviato e sono imputati per il ruolo che rivestivano nel 2017 nella SACAL, la società di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme e adesso di tutti gli scali calabresi. Il processo è scaturito da un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Frontiera su presunte irregolarità nella gestione delle assunzioni nelle società con un'applicazione irregolare del progetto Garanzia Giovani finanziato con fondi pubblici. Il PM in particolare ha chiesto la condanna degli imputati a 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Oggi sono intervenuti anche i legali delle parti civili, SAC, al Comune di Lamezia Terme e Regione. Il processo è stato quindi aggiornato all'8 luglio per le arringhe dei difensori.
deteneva senza permesso armi e munizioni, aveva creato un sofisticato bypass sulla rete elettrica per alimentare abusivamente l'abitazione e un capannone di proprietà in un terreno agricolo aveva pure impiantato una discarica abusiva. Un agricoltore di 58 anni, Domenico Nasso, con precedenti di polizia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di furto, riciclaggio, possesso illegale di armi e smaltimento illecito di rifiuti. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato un fucile, una pistola e 45 proiettili, rilevando inoltre che l'impianto elettrico dell'abitazione di un capannone erano stati alimentati abusivamente. All'interno del capannone poi sono stati trovati centinaia di componenti di autovetture pronti per la vendita. Infine è stata individuata nel terreno una discarica abusiva di circa 4.000 metri quadri priva di autorizzazione, nella quale erano stati riversati rifiuti tra inerti, plastica e componentistica auto usata. E alla Blanca Cruz di Caminia di Staletti il prossimo 6 luglio andrà in scena Fuori Mano, il nuovo spettacolo di Peppe Lanzetta. L'evento è stato presentato nei giorni scorsi. Vediamo il servizio. Allora, il 6 luglio abbiamo pensato di organizzare questo spettacolo che è nato dalle telefonate mie con Daniele Sansone, diciamo, quest'inverno. Il titolo è Fuori Mano ed è, diciamo, la periferia, il tema principale, ed è un reading concerto, cioè si parlerà della periferia con Sandro Ruotolo, quindi come giornalista, e con Peppe Lanzetta come attore di teatro, e con Eletti Sfatti, Gennaro Mano, Daniele Sansone e Peppe Fonte, dove appunto sarà un insieme su un unico argomento e si intreccerà la prosa, la poesia, la musica e il giornalismo. Sì, diciamo la location è quella del Blanca, che ha già visto gli omaggi del jazz l'anno scorso a Pino Daniele con l'invito di Claudio Poggi e Daniele Sansone. Lo spazio, vorrei ringraziare Attilio Armone per il MUMAC, lo spazio, questo museo delle ancore antiche del mare, che è veramente molto bello, dove inviterò anche gli artisti il giorno prima a visitarlo. Ci tengo a dire una cosa importante, che nell'unica data di questo Fuori Mano Sandro Ruotolo sarà presente solo in questa data qui a Catanzaro, quindi è un evento per me, è un motivo d'orgoglio, diciamo. Lo sforzo che abbiamo fatto è rendere, diciamo, appunto con ingresso gratuito questo spettacolo. Grazie al lavoro che ha fatto anche Luigi Conforto e l'associazione Chimera, e ringraziare chiaramente tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto per questo evento, diciamo, di qualità, e quindi insomma un ringraziamento particolare va a tutti loro. È fissata per sabato prossimo, 6 luglio, la partenza in Calabria dei saldi estivi. Nella notizia Confcommercio Calabria, secondo la quale ogni famiglia della regione spenderà in media poco meno di 220 euro rispetto ai 224 previsti a livello nazionale. Per quanto riguarda la tipologia dei prodotti acquistati, secondo Confcommercio le famiglie calabresi acquisteranno in saldo prevalentemente capi d'abbigliamento, scarpe e accessori. E a Soverato si è concluso con successo il 12° torneo nazionale di basket organizzato dall'associazione Andiamo. Vediamo il servizio. Mi ricordo quando io ero come voi, prima ho chiesto a uno di voi, a te, quanti anni hai? No, ho detto 10, quasi 11. Io a 11 anni ho iniziato a giocare a pallacanestro. E mi sono costruito attraverso la pallacanestro, vivendo delle emozioni positive e bellissime quotidianamente, condividendole con i nostri amici. Prima il sindaco parlava in maniera splendida di valori che insegna lo sport. Sono valori che voi vi porterete per tutta la vita. Valori di solidarietà, valori di umanità, valori del condividere le cose, di perdere con dignità e di vincere con gioia e risultando insieme. Sono valori strepitosi questi, quindi costruito sulle labbra, con grande determinazione, con grande passione, col cuore proseguite questo vostro cammino, il cammino che ha permesso oggi a Professor Quartieri, al mio fratello amico Ciccio, di continuare a fare queste bellissime iniziative che hanno questa partnership sempre brillante da parte del Comune, e dobbiamo sempre ringraziare il Sindaco per essere vicino a queste manifestazioni importanti. Il
dodicesimo torneo nazionale di basket lo vince la SMAF Catanzaro, si ripete dopo la vittoria dello scorso anno, e siamo con il coach della squadra. Sì, sono Barbara Gemelli, siamo veramente molto felici di aver partecipato anche per quest'anno alla dodicesima edizione di questo torneo. Siamo vincitori anche nello scorso anno e siamo ben contenti di confermare il risultato, comunque premia la passione e la costanza dei ragazzi. Quindi siamo felicissimi di dare l'opportunità e di avere questa grande opportunità di giocare in una piazza dove ci sono tante persone, tanti passanti che possono fermarsi e appassionarsi a questo sport. Avete vinto contro il Pellor, una bella squadra, ma avete vinto anche però con un largo punteggio. Sì, abbiamo inaspettatamente in realtà, perché i ragazzi, nonostante si siano allenati questo mese di giugno, nelle prime due gare sono arrivati un po' scarichi. Devo dire che oggi invece hanno raccolto grande concentrazione, grande voglia di fare bene e di dimostrare quello che nell'anno abbiamo fatto. Quindi molto soddisfatta, veramente. Mi dica solo due paroline della vostra società. È una società che lavora sul territorio di Catanzaro Lido, quindi nella zona sud della città, e che lavora con non fatica, ha la fortuna di avere una struttura, ma con fatica perché di fatto gli spazi sono sempre troppo pochi. Però riusciamo ad allenarci almeno tre volte a settimana. È una società che quest'anno ha giocato con 16 giovani nel roster di Serie B e ha comunque fatto bene, perché anche se non è riuscita a salvarsi, comunque ha avuto un premio come l'unica società in Italia ad aver avuto un roster completo di giovani. Cettina Luppino, coach del Pellero, perso la finale contro la squadra SMAF di Catanzaro, comunque una bella partita, una bella squadra la sua, diciamo che ha lottato fino alla fine. Sì, una bella squadra, hanno veramente degli elementi validi, l'hanno meritata, complimenti a loro e complimenti anche ai miei ragazzi che hanno lottato fino alla fine, grazie, complimenti al torneo che è stato veramente organizzato bello, grazie a Ciccio Gualtieri che ci ha invitato e noi siamo felici di essere venuti qua, grazie mille. Maurizio Edone, coach del Campo Calabro, questo torneo, al dodicesimo torneo nazionale di basket con i suoi ragazzi, contento di aver partecipato. I ragazzi almeno sono stati contentissimi. Assolutamente sì, questo è il terzo anno consecutivo che veniamo a Soverato. Siamo molto felici per l'organizzazione che il professore Gualtieri ci garantisce. Il torneo viene, diciamo, giocato dai nostri ragazzi. L'anno scorso siamo arrivati 3/3 su circa, non ricordo se eravamo 6 o 7 squadre. Quest'anno è andata pure bene, perché è sempre un'esperienza nuova incontrare squadre differenti, pure che non incontriamo durante l'anno, come ad esempio Catanzaro oppure Castrovillari, mentre i ragazzi di Pellaro già li conoscevamo. L'importante è partecipare e socializzare. L'importante è partecipare, fare molta esperienza e cercare di vincere il più possibile. Francesco Gallavotti, coach del Castrovillari, presente al dodicesimo torneo nazionale di basket qui a Soverato. Beh, è stata un'esperienza straordinaria, umana oltre che tecnicamente molto valida. Abbiamo incontrato delle squadre che noi normalmente non incontriamo, della provincia di Reggio e di Catanzaro, che sono sensibilmente più forti. E per noi è stata una grande esperienza, ci siamo veramente divertiti, ma abbiamo anche imparato molto. Diciamo che partecipare a questi tornei si socializza, si conosce, come diceva lei, società nuove, ed è importante proprio avere questi collegamenti. Sì, sì, è veramente un'esperienza umana. Io peraltro poi con Ciccio Gualtieri abbiamo fatto negli anni 80, eravamo contro delle sfide veramente pazzesche, quindi ritrovarsi di nuovo qui, gli ho regalato una foto che insomma lui si è anche emozionato e mi ha fatto molto piacere, perché è una foto a cui tengo molto, dove noi due proprio stiamo combattendo metaforicamente contro, avevamo tutti più capelli, meno chili ed eravamo ancora con il futuro davanti a noi, ecco.
È stata veramente emozionante ritrovarsi e scambiare non solo opinioni, cioè del basket fino a un certo punto, poi esperienze di vita, ecco. Finisce questo 12° torneo nazionale di basket, siamo con l'organizzatore Ciccio Gualtieri, instancabile organizzatore, possiamo dirlo. Sì, stanco ma contento di vedere tutti questi ragazzi e questi splendidi genitori. Devo dire una cosa, ogni tanto io sono anche nelle scuole, parliamo, ci incavoliamo con i bambini, con i genitori, devo dire una cosa, oggi sono stati stupendi sia i genitori che i bambini, infatti ho fatto un plauso a tutti, siamo stati veramente bravi, gli istruttori bravissimi, non sono degli istruttori che vengono a Soverato a fare, vengono a Soverato a darmi una grossa mano, Maurizio Viglianisi, Francesco Pullano, l'amico Cavallotti di Castrovillari, tutti e poi anche la categoria Aquilotti che abbiamo fatto ieri, una novità, 8 squadre, una bella cornice di pubblico. Veramente bello, sono felicissimo, ringrazio l'amministrazione presente sia ieri in comune che oggi qua con gli assessori Amoruso e Castanò, il sindaco Ernesto ieri parole d'elogio, bellissima il commento, e la, io dico che è uno spot per la scuola e per i ragazzi di Lillo Mosco, un amico, conoscevamo tutto. E questo è il miracolo dello sport, uno sport sano che parte dai bambini, sperando di crescere delle leve future, chi per diventare, speriamo, un grosso atleta, chi per diventare una persona buona che sia di utilizzo e di impiego per la società. Non dimentichiamo questo campetto è un campetto storico, ha visto giocare, questo campetto ha calcato questo campetto un certo Vincenzino Esposito l'anno che andò ai Toronto Raptors, il primo italiano che ha varcato l'oceano per andare nell'NBA. Come arbitro questo campetto ha visto da Munizia, che poi ha smesso ma arbitro di Serie A, a Carmelo Loguzzo, anche quest'anno finalista tra Rei e Sassari. Quindi diciamo che questo è un campo magico, l'atmosfera che ci regala Soverato, il mare, i ragazzi sono stati contenti, ringrazio tutti gli sponsor, non li voglio elencare, ma tutti gli sponsor. E il signor Scavelli che ha ospitato presso l'Hotel Nettuno, purtroppo pochi in hotel quest'anno, solo abbiamo utilizzato solo una struttura per problemi logistici, ma per la gentilezza e la disponibilità detto a nome di chi ha pernottato. Ringrazio tutti e speriamo il prossimo anno di fare la 13ª, che sia di augurio di grandi, con grosse squadre sia numeriche che di livello nazionale. Si sono proprio prestati tutti gli istruttori a venire il prossimo anno a darmi una mano ad organizzare. Sono felicissimo, da oggi gli ho detto ai ragazzi andiamo in vacanza, andiamo al mare. Penso che questo sia un ricordo bellissimo che rimarrà impresso nella loro mente per tutta la vita. Questo è davvero tutto, l'appuntamento è come sempre con le prossime edizioni del TG. A voi tutti l'augurio di una buona serata.